Marina Romea ripropone il Ravenna Cross Triathlon. Dopo una prima edizione da 180 concorrenti pre-pandemia e la sospensione della manifestazione causa Covid, spiagge, valli e pinete di Ravenna il 21 e il 22 maggio torneranno ad ospitare la nuova disciplina sportiva evoluzione del triathlon. Si nuota in mare, ma si pedala e si corre in pineta, in spiaggia, in mezzo alla natura evitando le strade. La gara è voluta dall'ATI Ravenna, l'IDI Nord, in collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon ed è organizzata da Not Only Bike. Il sabato sarà riservato ai giovani, varie categorie, dai 6 ai 17 anni. La gara dei più piccoli sarà valida come selezione per il trofeo Kinder del CONI. Domenica la gara principale, valida come campionato regionale, assoluto e giovanile, che fornirà punti anche per partecipare al campionato italiano. Ci crediamo perché innanzitutto abbiamo avuto un ottimo riscontro nella prima edizione e dopo abbiamo cominciato a lavorare alla seconda e diciamo abbiamo sempre dovuto rimandare. Però c'è l'orgoglio un po' di tornare innanzitutto a stare all'aria aperta, a stare insieme e soprattutto anche di non perdere l'occasione per promuovere il territorio, perché alla fine lo scopo ultimo è sempre quello di favorire presenza alberghiere, far conoscere i nostri territori che sono ricchi di unicità, che sono la valle, la spiaggia, la pineta e luoghi unici dove un triatleta, che è un target di clientela interessante per il Lidi Nord di Ravenna, può trovare uno sfogo alla sua passione ed anche cogliere il fatto che ha la possibilità di visitare anche una località turistica come Ravenna. Ecco appunto, abbiamo sentito prima il paragone con Cervia, c'è il triathlon a Marina, il cross triathlon proprio per il paesaggio. Certo, infatti inutile pensare a una manifestazione di impatto come l'Ironman, perché noi diciamo non cerchiamo assembramenti, abbiamo territori che sono esattamente favoriscono il contrario, godersi il momento, guardare un tramonto, per cui ognuno deve avere la sua tipicità. Noi abbiamo puntato sul cross triathlon perché si sposa bene con il nostro territorio e quindi credo che sia giusto che ognuno abbia la sua specificità, in modo anche da non fare la stessa offerta. Ognuno può fare un'offerta diversa in modo da dare un pacchetto a chiunque voglia fare delle scelte diverse. Si punta a far crescere la manifestazione nei prossimi anni anche a livello nazionale. Sì, noi abbiamo questo grande desiderio di avere il campionato italiano, avete sentito, la federazione è sulla stessa linea, noi abbiamo fatto alla prima edizione i numeri del campionato italiano, quindi questa dovrebbe essere una conferma per poi sperare di avere questa opportunità nel 2023.